un'intensa, partecipata e commossa messa per invocare la pace in Ucraina e in ogni luogo di conflitto. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo e concelebrata da diversi sacerdoti riminesi nella chiesa dei Paolotti di Piazza Tre Martiri. Monsignor Lambiasi si è stretto con affetto alla comunità ucraina che vive sul nostro territorio e ha fatto sue le parole che Papa Francesco ha pronunciato all'Angelus di domenica, aggiungendo: la pace chiede educazione, soccorso, aiuto concreto, ma soprattutto conversione. C'è stata anche la minaccia, c'è la minaccia in corso dell'allarme nucleare. È terribile, perché il passo immediato è la guerra atomica, cioè l'ecatombe dell'umanità. Dunque dobbiamo convertirci ad una operazione popolare non violenta di obiezione di coscienza alla guerra. Certo, questo non significa cedere al dittatore, al Führer di turno, e ci capiamo. No, l'obiezione di coscienza, cioè la non violenza, non fa parte del genere della vigliaccheria, ma di quello della resistenza non armata. Questo non è un discorso per animelle belle e ingenue, è il discorso più realistico che ci sia. Ma noi ci educhiamo, questo è il linguaggio del Vangelo, il linguaggio di Gesù. Non occhio per occhio, dente per dente, ma dialogo, ma accoglienza, non le armi di una politica dissennata che pensa solo al proprio interesse e al proprio profitto. Numerose le persone ucraine presenti, alcune avvolte nella bandiera o con fazzolette al collo con i colori del proprio paese. Insieme ai presenti hanno pregato per la pace con le parole del Papa. Ora, Signore, aiutaci, donaci tu la pace e segnaci tu la pace, fidati tu verso la pace, apri i nostri occhi, il nostro cuore e donaci il coraggio di dire mai più la guerra, con la guerra tutto è distrutto, infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per coprire la pace, Signore.